Rieccoci ancora per la fase super finale, la finalissima. Vediamo chi si porterà a casa il premio. Io sono stracuriosa, ci siamo tutti e si parte. Gabri First Fire contro Alexei. Non No, stavo guardando. Alexa è First Fire contro Gabri e E Veget. vedi, giusto. Che pretendi? Che pretendi? Solo M24, vediamo cosa combinano questi TDM, ragazzuoli. solo M24. Vi ricordo a chi sta guardando che il video della partita della room Team Deathmatch, precedente let's è go! già online su YouTube. Guardatelo, mi raccomando, commentate, fateci sapere e avventuriamoci in questo commentary. Non so bene. Guarda, inizio Grazie, sono LOL. tutti e due dalla stessa Oh, parte, invece Veget e Gabri uno da una parte e uno dall'altra. prima kill per Gabri. Ammappola! Seconda kill per Gabri. Subito! Un 1-2 fulminante. Ai ai, dai. Comunque è appena cominciata, quindi tutto ancora può succedere e appunto ecco la prima kill per Inis. Prima kill degli altri. Andiamo a vedere. First fire. Sembra di vedere. Oh, Veget one hit. Alexa prova ad allargarsi. Sembra. Vediamo Gabri. Anche Gabri era one hit. Brava, brava Alexa. Grande Alexa. Sembra veramente molto più difficile qua cercare di commentare un Guarda, TDM. però vedi come i Nis 5-3. cercano sempre di restare vicini rispetto Sì. agli altri due che si sparpagliano. Sono tecniche anche qui, alla fine. Però ho anche notato che Gabri è molto bravo. Come quando gioco. Noto che Veget apre il mirino praticamente sempre. Probabilmente ce l'ha su rilascia. Come anch'io. O sparo su rilascia. Ma dipende anche se uno è abituato a usare cecchini o no. Questo. Mentre guarda Gabri come esce, spara, scivola, si nasconde. Sempre esce fuori un attimo, spara, corre a nascondersi. Buona Alexa. Complessa. Comunque è intrigante. 9-5, che è il vantaggio che hanno racimolato all'inizio. Da lì. Oh, Oh! bellissima kill di Alexa. Me la sono vista in soggettiva. Mamma, mamma. Veget, tira giù first fire. E non sono tanto sotto, comunque 4 punti, 4 kill non sono poi Ma no, sono le tante. 4 dell'inizio. Hanno fatto 4-0. Ai ai ai. Non so perché mi viene sempre naturale tifare per chi è sotto. Sì, anche No, penso sia una cosa abbastanza comune. Proviamo a guardarcela un attimo dall'alto. Oh, a me. Wow. mamma mia, Veget bassissimo. Killer kill. Alexa è restata one hit. Oh, grande Giù Alexa. Veget, ok. Bel recupero. Sono tornati a 5 mentre erano arrivati parecchio più sotto. Se ne restano coperti. Guardali, veramente i Nis belli vicini. Va giù Alexa. Poi col cecchino è molto più complesso Gabri perché ancora. Fammi vedere un quel po' la poco che soggettiva hai. di Gabri perché mamma mia sono. Non spara mai da correndo. Qua non so come ha fatto a prenderlo. Veramente una. L'ha preso con una questione di ping, come capita spesso. Ai ai ai, più 9. Il distacco comincia ad allargarsi. Vediamo se riusciranno a riprendersi. A mappa. Che Ma bella kill. sono ancora sotto la metà, quindi può anche svoltare ancora la situazione. Ho fiducia. Preso il volo, Gabri. Siamo a 13 kill, 14 su 21. Stiamo essendo one shot one goal da parecchio ormai, eh. Li vedo in difficoltà, parecchio in difficoltà adesso. Sono fermi a dome da molto tempo, i Nis. Guarda,
si sono anche, come dire, stretti verso lo spawn dei Nis. Sì. In maniera preoccupante. Direi finalmente riescono a tirare giù Gabri una Però volta. quello di stare cioè quando ti vengono addosso che non riesci ad andare avanti, star lì ad aspettare. Lo faccio anch'io in TDM spesso quando sono sotto. Se si sente forte che non riesco. Mi viene da notare anche adesso, First Fire, era lì, ha finito i colpi, si è messo a ricaricare in mezzo a tutti, non ha tenuto conto dei colpi che aveva, non è andato a nascondersi per ricaricare, ha caricato in mezzo a una piazza. Hai capito? Queste sono piccolezze che quando giochi con l'M24, che poi magari a me sembra che Gabri e Veget siano abbastanza abituati a questa cosa. Io è una cosa che faccio raramente. No, io odio i cecchini, quindi figurati. Cioè, piuttosto con un torneo così, con la finale così, mi ritiro. Guarda, First Fire mi sembra molto bravo in quello che è l'uso del cecchino. Cioè, spara molto bene, spara veloce. Adesso è a 3 kill in fila. Però non ha quella velocità, quell'astuzia che serve quando lo usi in TDM. Non in Battle Royale, di scappare appena spari, tutto quello che è contatto ravvicinato con i cecchini. Comunque, cioè, se sai usare il cecchino così in TDM, in classica se lo trovi anche come prima arma a caso e da difenderti subito, puoi Certo. avere buone possibilità, Vabbè, non quindi. che sia una brutta cosa, eh. Ragazzi che state guardando, scrivete pure perché non abbiamo delay, quindi riesco a rispondervi subito. Siamo in diretta. Mancano solo 5 kill. 5 kill. In Gabri direttissima. viene fatto. Mancano solo 5 kill. Che ansia. Ah mamma! Ah mamma! 36 meno 4, meno 3. Gabri ha 28 kill su 37. 29. No, una cosa veramente. Vediamo se farà anche l'ultima. Ormai la vedo veramente veramente difficile. No, 38, ne mancano due. Vediamo quanto. Ah, mancato. 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 Madonna, No, credo. Alexa è sfuggita fino all'ultimo. È riuscita a sfuggire un sacco. È una E ragazza intanto Alexa è sfuggente. rimasta da sola. Red team victory. Peccato, è uscito il compagno. Sì, abbandonata. Abbandonata al supplizio finale. Comunque se ne esce con 11 kill, 3 combo, che insomma è comunque Mica male, rispettabile, mica mica male. male. Complimenti ad Alexa e complimenti ai vincitori. A questo punto vincono gli Elite. Vincono gli Elite, meritatamente, bravissimi. E non è stato facile, è stato di sicuro combattuto. È Magari stato non tanto il intenso. TDM, quando i tre match sono stati veramente imprevedibili, è successo di tutto. Nessuno che sia riuscito a essere sempre davvero in cima. È stato un su e giù per tutti. E grandissimo Gabri che se ne esce con 31 kill e 3-1 di KD in questo TDM finale, degno di nota assolutamente. E che dire? Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima, speriamo prestissimo, magari Buonanotte. settimana prossima, e Vi buonanotte. informeremo Vi comunque. informeremo. Buonanotte. Grande Chris, esatto. Vogliamo nuovi, vogliamo sempre più gente, sempre più iscritti. Penso che sia stato davvero un bel torneo. Molto vincente. Avvincente, belle partite. Sono contento delle live che sono uscite. E alla prossima ancora. Ciao ciao.